Pescara monta la protesta dei cittadini per l'autovelox di Via di Sotto. Infatti è aumentato il numero degli automobilisti che hanno ricevuto uno o più verbali per aver superato anche di poco il limite di velocità di 30 km all'ora. Da circa una settimana, 10 giorni, è stata avviata una petizione, raccolte già migliaia di firme. Una situazione insostenibile. Sarebbero infatti oltre 11.000 cittadini multati nel giro di un mese. Andavo a 32,14 all'ora, quindi 2 km in più della tolleranza. Quindi totale? Totale Quanto ha pagato? 325, spiccioli. Lo Dice la passata obbligatoria, lo sapeva che ci stava il limite, perché lei lo andavo, sapeva. eh sì, andavo piano piano, ma stabilire 2,5 km, effettivamente è un po' complicato. Mo, se o non funziona quella mia o non funziona quella sua. Questa non è male. Dietro di me due zinc che mi hanno curvo, ma me ne veni pure perché stavo troppo piano. Ma ti rendi conto? Paradossale. È paradossale, sì. Lei è qui, quante multe deve pagare? 5, 5 multe sono state a pagare qua sopra. 5. Andavo alla bellezza di 32, 32 all'ora, 59 euro, e 68. Io che sto con gli innamorati, che lì vanno a 300 all'ora, io quelli che mi chiedo, ma perché non mettono ancora gli innamorati la telecamera, questi signori qui? Ma adesso ci stava il comandante, ci stava. Come devo parlare il comandante? Speriamo che mi rimbossasse Satana a me per parlare con questi. A me solo quello mi può salvare. Mi diceva il signore, oltre al danno la beffa, sì, perché stai qui da un'oretta circa. Per pagare una multa. Una multa, e c'era forse due persone in meno, due o tre persone in meno. Siamo qui tutti quanti, c'è circa mezz'ora ogni persona per pagare la multa e non si capisce il motivo. La multa ammonta? 35 si è pagata in 5 giorni, oppure? Quindi 187. Quindi avete superato il limite di poco, mi pare. 40, no? Da 30 a 40. 40. A 30 all'ora nemmeno le biciclette ci vanno più. Certo. Una cosa sconvolgente. Lei ha già fatto la fila per pagare le rispettive multe? Sì, quante? Questa è la terza mattina che vengo a fare la multa. Terza mattina? Sì. Una l'ho presa il 26-2 a 38 chilometri. Mi hanno calcolato 36,3. 36,3 perché c'è la tolleranza. Perché c'è la tolleranza. Sì. Allora, per un chilometro e 36 ho preso la multa. Quanto ha pagato? Ho pagato ogni multa 43 euro. 43 entro 5 giorni? Entro 5 giorni. E ogni multa 43 sì, euro? Sì, è 3 giorni che arriva il postino, sono fortunato. Certo. C'è chi ne ha presi 26, 30. E non si può stare così. Assolutamente. Qui ti tolgono la pensione. Come si fa in discesa a Via di Sotto a camminare a 30 all'ora? O guardi il contachilometro o guardi la strada? Perché io sono fuori da un chilometro e tre, 2 km. Come si può? Già umanamente impossibile. Umanamente impossibile.